Daily che genio ci... Saluto alle ore di età, civili e militari, ai lupi in congedo, agli amici che intervenendo a questa cerimonia hanno dimostrato l'affetto verso questa straordinaria unità che per 3 anni ho avuto il privilegio di comandare. Oggi, brevemente, voglio ricordare alcuni aspetti che ci qualificano come unità particolare, con specifiche caratteristiche e motivazioni. Siamo orgogliosi innanzitutto dell'appellativo di lupi, che il nemico stesso tributò ai fanti della Brigata Toscana nel lontano 20 ottobre 1915. Il nostro ufficiale che aveva partecipato all'operazione di Ibis in Somalia. Invitato con affetto e attenzione al comune di Scandicci, che con i lupi aveva ormai un rapporto di osmosi, alla bella Toscana, di cui portiamo il nome. Ringrazio tutti, presenti e assenti, per il sostegno che mi hanno fornito durante il mio comando. La mia gratitudine va particolarmente a coloro che in questo ultimo difficile momento hanno sostenuto l'opportunità di mantenere vita il reggimento, non per interessi corporativi, ma perché convinti che l'unità operativa e moralmente salda doveva e poteva essere serbata. Mi lascio una considerazione per me fondamentale. Ognuno di noi, come soldato, come sottufficiale, ufficiale, ha prestato giuramento alla Repubblica Italiana, alla sua Costituzione e alle sue leggi, simboleggiate dalla bandiera nazionale. A essa dobbiamo porre sempre la nostra risoluta obbedienza. La patria resta e ha ancora bisogno del nostro servizio, in un periodo di transizione particolarmente complesso. Noi, realmente, modestamente, disinteressatamente, come sempre, opereremo nella immortale tradizione dei lupi. Il nostro reggimento oggi muore per entrare nella storia e nella leggenda, con la speranza che il popolo per cui ha combattuto e operato non lo dimentichi. Addio, Lupi di Toscana.